Eder, Mech, Pallister. L'attività elettrica del laboratorio di Via Donadoni quella mattina era quasi assente. Eri lì o no? L'attività all'interno del laboratorio era minima, perciò c'era. I coltelli hanno dei percorsi molto complessi, perché devi magari sistemarli, dargli il suo aspetto naturale. In quel caso lì io mi ricordo così vagamente, adesso a distanza di tempo, anche perché non pensavo mai di dover giustificare questo. Su questa domanda cosa posso dire? Non lo so. Non lo so. E come abbiamo già detto, anche il cellulare quella mattina per ben 3 ore risulta spento. Com'è possibile, Sebastiano? Il cellulare era un ambiente in cui il campo era completamente assente. Se fosse stato così, in quella zona il cellulare non avrebbe mai preso, ma quella è l'unica mattina in cui si verifica questo strano fenomeno del tuo cellulare spento. Si è parlato spesso di quella strisciata di 500 euro proveniente dalla carta di credito vostra, ma avevate l'abitudine di andare nei casinò voi? Liliana negli ultimi 20 anni non è mai andata in un casinò. Quando l'ho conosciuta nell'89, siamo stati a Kranjskogora al casinò, più che altro per andare a cena, perché nei casinò tante volte hanno dei ristoranti importanti. E poi siamo andati a Felden e io avevo dato 100.000 lire a Liliana, no? È l'unica volta che ha giocato, ha vinto una botta di soldi. E ho detto, no Liliana, basta così, che così abbiamo recuperato quei soldi che ho perso e poi ci avanza ancora per cosa. Per quanto riguarda questa strisciata, non ho idea da dove salta fuori questa cosa, non lo so. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.